il mio tema, glielo dicevo, ho davanti un difensore centrale, un predestinato, nel senso che secondo me è più facile da difensore vivere di calcio, trovare spazio, d'accordo? Con i tanti stranieri, con i posti offensivi. È vero che adesso si gioca in 16, quindi gli attaccanti li cambiano spesso, però un difensore non è d'accordo con me? È più facile trovare spazio da... Dipende sempre dalla situazione, dalle squadre. Di dov'è? Giulianova, Abruzzo. Quindi giuliese. E... è giocato titolare, non ho guardato. Sì. Emozioni nel sapere di poter vivere di calcio? All'incirca lo sa. Emozioni tante, poi la partita non è andata come volevamo. Però. Hai il procuratore da quanti anni? Non da tanto, però non ho firmato niente. Quindi la segue così, insomma. Sì. E invece, quanti stranieri, che cosa? Si ricorda? Di origine almeno. Tanti, pochi? No, tanti no. Qualcuno, ma non tanti. Sì. E quanti, mi diceva già, presta pochi, pochi di voi faranno università. È difficile fare tutte e due, studiare e... Sì, in alcuni casi sì, poi a distanza al massimo. Perché Bravo, a distanza. E a chi si ispira, a chi somiglia? Ispira Sergio Ramos. Anche lei? E a chi somiglia? Forse un po' più Bastoni. È gratificante uguale essere difensore centrale rispetto a centravanti? Sì, sì. Non è più... No. Segna tanto come Sergio Ramos o poco? No, poco. E già arrivato in prima squadra? No, solo allenamento. La magia dell'essere viola qual è? La magia della viola? È una bellissima maglia, una bellissima piazza. Sto pensando, Giulianova non è mai stato in Serie B nel calcio moderno? No. Ma neanche nella storia, mai? C1. C1. Ha mai giocato là? Ha fatto tutta la carriera? No, ha fatto a Colonia, ha fatto tutte le giovanili a Colonia. Dove? Colonia, è un paesino a fianco. Ah, quindi là? Sì. E non sono i più grandi calciatori di Giulianova nella storia? Se ricordi? Io non li so. Sto pensando. Ma... quanto siete lontani? Di nuovo il suo nome, mi perdoni? Romani, Lorenzo. Lorenzo, quanto siete lontani come livello da una prima squadra? Cioè, prendiamo questa squadra. È competitiva? Si salva in Serie D, secondo lei? Di come Domodosso? Si salva? Sì, sì. Comodamente? O sì, anche può vincere il campionato? Vincere non lo so, però comunque partite grandi sono diverse, però abbiamo fatto delle amichevoli, abbiamo dimostrato che comunque... Non è lontanissima. No. E l'ultima è, ci si allena tanto? Cioè, se io seguissi, armato di telecamera, una vostra giornata base, è molto molto faticosa? Dipende dai giorni. Sono i primi giorni della settimana che sono più faticosi, e poi i giorni verso la partita. Ecco, i carichi di lavoro sono non lontani da quelli della prima squadra? Per esempio, dipende sempre dai mister, dai preparatori. In generale si lavora tanto sulla parte fisica? Abbastanza, poi... O più atletica, scusi, più tattica, più tecnica? No, forse più tecnica e... Poi dipende sempre dai mister, da come... Galloppa com'è? Più tecnica, più tattica, più fisica? Sì, più palla. Parla? Palla. Ah, palla, mi scusi. Grazie, mi ha fatto un grande regalo. Grazie di cuore.